Buonasera e bentornati cari amici di Focus 3.0, bentornati nel salotto di Anna Story. Questa sera sarà appunto un salotto dedicato alle storie di tutti noi che viviamo queste esperienze con il mondo immateriale, con i racconti dei protagonisti di queste esperienze. E voi sapete che è sempre molto bello per noi di Focus 3.0 ospitare le persone che hanno fatto questi percorsi nella loro vita, raccontare la loro storia e quindi mostrare agli altri come davvero certi percorsi abbiano già un loro imprinting iniziale, anzi prima ancora della nostra nascita e di come si manifestino questi progetti attraverso le nostre vite, il tempo che noi viviamo, sperimentiamo, che ci mostra quindi questo disegno e di questo compito quando si è, come dire, un po' predestinati per certe persone, sin dalla nascita diventa un elemento molto forte oppure strada facendo si manifestano delle situazioni che permettono di palesare questa progettualità. A volte ci sono persone che invece hanno dei salti di evoluzione molto repentino e quindi tante volte, come si dice, si cambia il nostro destino con il nostro libero arbitrio, quindi ci si lancia su dei percorsi di ricerca nell'ambito della spiritualità e si fanno dei grandi salti evolutivi, ma questo non è il caso della nostra ospite, della nostra Silvana Corazza, che adesso facciamo entrare nel nostro salotto. Eccoci qua. Ciao Silvana carissima, grazie. Ciao Caranna. E benvenuta nel salotto di Anna Story. Benvenuta con noi su Focus 3.0. È la prima volta che tu vieni. E quindi benvenuta anche da parte di Enrico Valentini, che è il fondatore grazie. Focus 3.0. Benvenuta da tutti i nostri amici che ci vedranno. Questo è un salotto che noi abbiamo registrato in anticipo e quindi voi lo vedrete mercoledì 5 aprile e quindi mercoledì prima della Pasqua ed è proprio un salotto story dedicato proprio al pensiero della vita, della rinascita, di quello che è il nostro percorso, di quelle che sono le nostre scelte, sia come esseri incarnati, quindi come anime incarnate, e ancora prima quando eravamo solo anima. Ecco, il racconto tuo di Silvana è anche il tuo racconto è un bel racconto, un po' come dire, da manuale, perché si vede proprio, no, attraverso la vita quello che era il progettino che noi abbiamo già scelto di fare, no? Prima di venire qua. Ecco, tu hai iniziato già da giovane, ecco, no? A vivere delle esperienze legate al mondo della spiritualità. Allora, ma verso i 30 anni, io direi, sì, ho sempre avuto sensazioni, sogni premonitori, ma quando si è indaffarati, quando si è giovani, certe cose non le capiamo veramente. Poi dopo un incidente di macchina piuttosto serio, dove io mi ritrovai in un posto di gioia, di pace, di serenità, che in effetti non ho mai più sentito su questa terra, e allora ho incominciato ad avere queste sensazioni ancora più forti, queste sensazioni più pressanti. Poi ho continuato di nuovo con la solita vita, la solita routine, seguendo molto di più il mondo spirituale. Poi, dopo un avvenimento per me molto doloroso, decisi di accettare questa spiritualità, decisi di accettare questa medianità. La mia decisione però fu lenta perché non volevo accettare con semplicità ciò che mi stava accadendo, volevo andare a capire il perché, a vedere se era proprio
se era un mio pensiero, un mio modo di essere, un mio modo di percepire personale, oppure se era proprio un contatto con loro. E poi quando, come mi fu detto, se si è, si è. E Vero, allora, e così sia, allora e ho così sia. accettato con estrema semplicità e posso dire anche un po' con estrema modestia, perché chiaramente noi senza di loro non siamo nulla, noi serviamo loro proprio per questo ponte, per questo contatto e per portare loro alle altre persone, per portare il loro dire, il loro sentire alle persone che hanno dolore, che hanno problemi, che vogliono, come dire, appoggiarsi forse al credere a un qualcosa in più, capisci? E penso che per l'essere umano questo sia estremamente importante, il credere che nulla finisce, il credere che c'è una continuità, il credere che c'è un aiuto superiore, un aiuto quando noi chiediamo e a volte anche quando non chiediamo. Ecco, nel momento in cui tu hai accettato, cioè, che cosa succedeva? Quali sono state le esperienze, ecco, che tu hai vissuto quando dici io ho accettato? Tante, 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 non posso dire certamente giornaliere o altro, però ho avuto molte, molte esperienze, ho avuto cose che potevano anche capitarmi, essendo sempre stata a contatto con le persone, poi tu vedi che ogni giorno c'è un qualcosa in più che ti arriva. Magari una persona che ha bisogno di un abbraccio, e allora anche se non la conosci, quella persona l'abbracci. Sono esperienze, a parte sensazioni, a parte quello che, ma guarda, io ricordo, essendo andata per un po' di anni a Stansted, infatti io posso dire di essere stata molto, molto aiutata ad accettare anche la mia medianità, anche perché quando ero nei corsi io ero sempre in fondo, no? Non ero mai davanti perché volevo, non so, timidezza forse, riservatezza soprattutto. E allora anche lì, ecco, la cosa che mi è rimasta impressa è che a distanza di 3 anni, e lì vicino c'è un cimitero, un bellissimo piccolissimo cimitero. Lì è E stato. lo si poteva raggiungere attraverso un grande prato, poi una stradina campestre. E beh, io ti dico che a distanza di 2 anni, in un certo punto di quella stradina, io incontrai gli stessi ragazzi che parlavano, che agivano allo stesso modo di 2 anni prima. Ecco, quella per me fu un'esperienza bellissima. Certo, diventano anche poi delle conferme, no? Per chi vive quelle Sì, esperienze. certo. E come senti, ma sempre per continuare sul discorso delle esperienze, che tipo di esperienze tu hai avuto? Che all'udienza? Io ho un po' tutto. Io Chiara udienza, ho chiara, vedo, sento, prevedo quello che al momento mi può essere utile, mi può essere utile per altre persone. Anna, ci sei ancora? No. Perché ti vedevo spostata. Sì, quello che mi può essere, quello che al momento io non, anche quando ho delle persone che vengono a contattarmi, io non so mai come agisco in quel momento, perché io mi affido a loro. Perciò se in quel momento hanno bisogno di un consiglio, ecco che allora arriva il consiglio.
se hanno bisogno di una guarigione spirituale, arriva la guarigione spirituale. Diciamo che, forse dico troppo, sono abbastanza completa, ecco. Mi è difficile, però dire questa frase della completezza, premetto. Quando dici Quello che loro mi danno, io al momento do. sì, cioè tu dici Sì, quando è il momento mi arriva quello che è necessario. esatto. Certo. Ed è tutto, ed è un po' tutto. Ecco, poi so che nella tua storia appunto c'è l'esperienza di questo cerchio che noi chiamiamo di medianità, ma che invece in realtà, poi, insomma, anche i nostri amici dei piani alti lo chiamano Sì, cercano spirituale. spirituale. Sì, Racconta. l'hanno definito tale, infatti sul libro si è detto cerchio di medianità. No, loro un mesetto fa hanno specificato appunto dicendo voi lo definite di medianità, ma sappiate che il vostro è un cerchio spirituale. E in effetti è vero. Perché loro parlano molto di spiritualità. Ecco perché sento che loro danno dei consigli, dei consigli di cui tutti noi abbiamo necessità. Ecco. Ecco, ma come sei arrivato a Una decisione improvvisa. Com'è stata improvvisa la decisione di poi organizzare i convegni? E io vado con, sì, certo, io vado con decisione improvvise. Andiamo un po' di questo cerchio di spiritualità che poi Sì. so che loro gli hanno dato un nome, no? Ecco, raccontiamo. Quando Sì. è nato l'inizio, la prima volta che avete fatto questo? Allora, nulla, da me venne a trovarmi un caro amico che incontravo a Stansted, col quale ero rimasta in buonissimi rapporti. Come lo vidi entrare, dopo due parole, gli dissi: Sergio, tu sei disposto a fare con me e con altre persone che poi sono intervenute a fare un cerchio? E lui mi disse sì. Pur abitando a Ivrea, infatti si faceva questo lungo viaggio, mi disse sì, così. Io ho queste decisioni improvvise, improvvise che poi si concretizzano. E quindi avete fatto, vi incontravate, è arrivato. A casa mia ci incontriamo, loro hanno detto che come energia poteva andare bene. Ci si incontra ogni 15 giorni, a volte slitta anche per altri motivi personali, e iniziamo nel buio, chiaramente assoluto, e nel silenzio assoluto. Iniziamo con una preghiera, con una richiesta di protezione alle persone, alla casa e a tutto ciò che ci circonda. E poi io con la trance entro nella trance e incomincio a parlare. Si presentano queste entità e sono abbastanza perché probabilmente siamo ancora in fase un po' di studio, perché ci vuole un po' di tempo. E ci sono varie entità che sono qui, sono lì, si alternano. Chi è nel gruppo pone delle domande e io attraverso la trance rispondo loro. Ma è una cosa molto interessante. Molto interessante anche perché a volte risentendolo, perché viene tutto registrato, risentendolo attraverso le cuffie, notiamo nell'intervallo, nel silenzio. Tra un'entità e l'altra, che si nota quando io cambio, quando subentro un'altra entità per il respiro che cambia. E allora loro entrano
parlano tra di loro ed è bellissimo perché tu attraverso la cuffia li senti che parlano, addirittura in due o tre casi ho sentito che si chiamano tra loro. Ad esempio c'è il nostro cane, il mio cane Charlie, che è un vecchione, che sta sempre con noi. Lui ormai fa parte del cerchio, anzi io lo giudico un cane sensitivo perché il pomeriggio, che inizia nelle prime ore del pomeriggio, andare dal cancello alla porta, dalla porta al cancello, come ad aspettare, no? Ad aspettare sì, queste persone sì, che arrivano. E tu noti, specialmente una volta, mentre beve l'acqua, mentre lappa, il movimento dell'acqua fa uscire delle frasi. È bellissimo, proprio lo senti attraverso l'acqua. Sì, è bello. E questo da conferma, no? Perché in effetti io tante volte mi sono chiesta, ma è la mia mente? O sono loro che proprio vengono a farmi dire? Io trovo che sia anche corretto a volte mettere in dubbio, non accettare subito, non... Certo. E poi sentendo questo, allora mi dico, beh, sì, in effetti qualcheduno c'è, perché nessuno parla e tu senti le voci. Certo. C'è un altro punto molto interessante, dove tu senti e loro cosa vogliono che io dica, anticipano quello che io dico. Sono solo due o tre parole veloci, però tu le senti prima e io poi le dico. E questa è un'altra conferma. Certo, la cosa, la convivenza è quando si ha la possibilità di riconoscere questa continuità, questa sinergia, no? che esiste tra i vari piani dell'esistenza. E questo è molto bello, perché quando si prende consapevolezza e coscienza di tutto questo, che allora ti rendi conto della continuità, cioè avere consapevolezza dell'immensità che c'è nell'oltre. Esatto. Dell'immensità. Della continuità, il primo passaggio. Prima è la continuità e ti rendi conto che c'è una continuità e poi che questa continuità è immensa. Ecco. Sì. Questo è molto bello. Sì. Ma sì, è vero. E tutte le entità che si sono presentate, ecco, che tipo di entità si sono presentate nel cerchio? Allora, c'è Suor Emma che è estremamente dolce, giovane, la senti? Giovane, briosa. Poi, ad esempio, c'è entità, c'è fratello, che anche lui è, diciamo, pacato. Daniel, ad esempio, lui viene per dare consigli sulla formazione del cerchio. Parla molto del cerchio. Poi c'è Alfonso. Alfonso, come poterlo definire Alfonso? Come dire? Ma lo farò poi sentire al convegno, magari, perché ha un tono molto, molto particolare. Ecco, adesso... Poi, sì. Adesso diciamo, io sento un eco, comunque. E io mi allontano. Ecco, così va meglio? Un po' meglio, okay. Esatto. Grazie. Volevo dirti, Silvana, no, adesso avvisiamo solo i nostri amici che adesso poi più avanti faremo ascoltare una registrazione, quindi di una traccia sì, tua. Chi è che parla in questa registrazione? Ma in questa registrazione dovrebbe essere Adam. Va bene, comunque. Senz'altro è Adam. Poi avanti c'è Adam. Sì. Ecco, allora, certo. Stavo dicendo c'è Daniel, non sai bene come... Esatto, poi c'è fratello che ha una voce molto, molto forte, molto decisa, molto, molto. Poi c'è invece entità X. Che a me piace molto, è uno che sgrida, che alza la voce. Severo? Molto severo,
ha un tono veneto, sembra che sia veneto dall'accento, e quello sì, quello ci sgrida e ha un tono molto, 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 molto deciso, molto, molto sbrigativo e via. Sì, lì si nota, infatti è stato chiesto più volte il nome, no, di questa entità, di presentarsi. Ad esempio, entità X, lui ha detto chiaramente, come faccio a dare un nome alla mia energia? È stata bellissima per me questa frase, bellissima, perché chiaramente loro dicono e hanno ragione, perfettamente ragione, che noi dovremmo riconoscerli attraverso il loro dire, il loro modo, il loro tono, e hanno ragione. Ad esempio, io non conosco nessun nome delle mie entità, perché io non ho questa necessità. Io so che mi sono vicine, cerco di riconoscerle o le riconosco attraverso il mio agire anche poi, Sì. e io non so, non voglio i nomi, non mi servono, non mi servono. E devo dire al tuo assistente, Alessandro, qualcosa Alessandro, perché c'è un grazie. ritorno grandissimo. Ogni volta che io parlo c'è un eco molto forte. Ecco, perché così andiamo un po' meglio. Andiamo un po' meglio. Ti senti ancora? Ti senti ancora? Proprio l'eco ripete tutto quello che io dico. Si sente? Così va meglio? Relativamente. Ancora. Bisogna che Alessandro ti dia un aiuto, perché altrimenti i nostri Sì, amici sta spostando sta spostando un po'. casse. Sì, C'è rientro. forse il mouse. C'è rientro della mia voce. E mi pare che così vada meglio. Sì, Va va meglio. meglio. Sì. Stiamo allontanando il più Bravi, possibile. lo so, perché quello è il problema. Dovresti sentire solo dal computer con le casse e diventa più problematico. Però, ecco, ritornando alle entità che si presentano, quindi sono sempre anime disincarnate, no? Loro si definiscono anime di luce Anime di luce, esatto. e io ritengo che siano tali per come si esprimono, per quello come parlano, come si, Certo, per le loro risposte, sì. è dalle loro parole che si capisce, Sì, dalle dalle loro loro parole parole. che si capisce, dalla conoscenza che c'è nelle loro parole. E con questo cerchio non sono mai arrivate anche delle entità di altri No. rituali. No, perché loro ci proteggono. No, no, non Lo dicono chiaramente che loro ci proteggono. E no, e io spero di no, no, spero che non arrivino mai altre. No, Simana, non per volevo dire adesso questo, Simana, no. non volevo dire questo, non Ah, volevo dire cosa volevi? delle energie di altri piani negative, no, volevo dire delle energie più alte di quelle delle anime disincarnate, questo che volevo capire. Sì, certo, ma sono quasi tutte anime disincarnate. Per questo io le chiamo esseri di luce, e loro dicono che sono decisamente già un po' più su. Volevo chiederti se sono arrivate delle entità angeliche, questo volevo chiederti. È mai capitato che sia arrivata un'entità? Era questo. Angelica, no, no. No, non si è mai definita tale, no. E quindi sì, comunque voglio dire, e penso al lavoro che loro stanno facendo, perché comunque è un servizio che fanno noi che siamo qua incarnati, no? Sì, è vero, è vero. La loro Anzi, evoluzione. ti dirò che una sera l'abbiamo fatto all'aperto questo cerchio, Sì. abbiamo chiesto a loro il permesso. Ed è stata un'esperienza bellissima. Cosa è Ci successo? siamo messi vicino all'acqua, uno stagno, perché qui c'è un piccolo stagno, e abbiamo fatto, ed è stata proprio un'esperienza molto, molto, molto bella.
dove oltretutto hanno portato tanta guarigione. Ah, ecco, anche le guarigioni. Sì, loro, sì, diciamo che sovente portano guarigione. E in effetti anche al convegno, sì. Vorrò iniziare il convegno, cioè aprire il convegno con una preghiera che loro hanno dettato, bellissima. Molto bene, parleremo anche del convegno. Ma volevo finire il racconto appunto del cerchio. C'è qualche entità che, come dire, qualcuno che ti è più simpatico, ecco, per dirla in poche parole, no. Tra le varie... No. Anche quando li sento dopo, perché io parlo, sì. Chiaramente sono presente al momento in un modo molto staccato, molto, cioè non sono proprio presente. No, poi quando li risento, no. Mi colpisce soprattutto il loro dire. Il loro dire, perché anche quando sto guardando la mia gattina, scusa, anche quando l'entità magari ha una voce molto decisa, abbastanza dura, per me è giusto, perché anche attraverso quel suo dire in un modo duro è giusto, perché dobbiamo accettare e capire. Certo. Però tu mi... Perché secondo me non è sempre il tono dolce che convince. O, ecco, no. Come quando un bambino fai la sua bella sgridata, lo sgridi ed è utile, io accetto anche quello, perciò no. Tu mi raccomandi di registrare che c'era un'entità che ti piaceva molto. Ma dunque, che mi è piaciuto, e come ti dicevo, molto è stato Alfonso. Sì. Alfonso, perché quando parlava, e lui diceva che era stato su questa terra, che ha vissuto su questa terra, mentre un'altra entità ha detto chiaramente che nelle sue tantissime vite ha vissuto solo una volta su questa terra. Invece Alfonso parlava ancora con quel tono di essere umano, capisci? Con quel dolore ancora umano, quel modo di esprimersi. E mi è piaciuto molto per quello, perché ha trasmesso ancora la sua umanità. Sì, quel percepire. Sì. Anche se ormai è un essere di luce, sì. È riuscito ancora a trasmettere quello che sentiva quando era umano. Sì. E quando succedono queste cose si capisce perché. Gli spiriti guida, che noi chiamiamo gli spiriti guida, che non sono nient'altro delle anime disincarnate che hanno già fatto un percorso evolutivo, certo. Quindi non hanno più bisogno, no, di venire in questa scuola. No. E sì. Quindi nessuno più di loro può conoscere l'uomo, perché loro sono stati uomini, no? Sì. Conoscono sì. Molto più loro gli uomini delle entità angeliche, di quelle più elevate. Sì. Ecco. Ecco, ad esempio, quello che è vissuto una volta sola, sì. Sulla terra, era stato chiesto il nome, e il suo nome è stato Crash. È uscito Crash come nome. E lui diceva che quando gli è stato chiesto qualcosa sulla vita, sulle vite, e lui ha detto: quale vita? Di quale vita mi parli? Visto che ne ho vissute moltissime per arrivare a questo livello, no? Sì. E poi ha detto: ma io sulla terra ho vissuto una volta sola. Bellissimo, sono dei passaggi, sì. Guarda, splendidi. E a volte io lo faccio con mio marito, no? Quando sento, eccetera, anche perché posso solo registrare
sul telefono, sul cellulare, perché diversamente sul computer si sentono le domande, ma non si sente le, non si sentono le mie risposte. No, non si sente proprio, come se io non parlassi. E allora l'unico modo per registrare è attraverso il cellulare. Sì. E io dico appunto, ma Roberto, ho detto queste cose. Mi meraviglio, tanto sono parole belle, bellissime, che, guarda, penso, le parole sono emozionata, ecco, io in questo momento sono emozionata nel pensare al loro dire. E ci credo, perché davvero le loro parole sono la loro evoluzione, ci fanno capire la nostra involuzione, la nostra involuzione ancora, cioè di quanto abbiamo ancora bisogno di crescere, no? Perché... Anzi, onorata di essere stata scelta come strumento, onoratissima, veramente facendo trans per molti anni mi chiedevo, ma perché? Perché cosa ha fatto trans? Perché cosa? Poi alla mia quarta giovinezza, si fa per dire, sono stata scelta come strumento. E di questo lì ne sono immensamente grata. La conosco anche per me così, cioè, da 22 anni che ho detto sì, e quindi però anch'io all'inizio dicevo sempre: ma perché a me? Ma perché proprio a me? E lui mi diceva: ma perché la tua anima è stata scelta per fare questo? Tu hai accettato, ma se non vuoi, sei libera. Di non farlo, no? Sempre c'è questa condizione del libero arbitrio. Io allora dicevo sempre: no, 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 lo faccio, no? Però quando capisci che c'è stato quel passaggio, allora sì, davvero si ringrazia, anche se non è facile come condizione, voglio dire, vivere così. Tante volte vivono delle esperienze. Io a volte mi sono detta, ma vorrei ritornare normale, no, tra virgolette. Però dai, poi alla fine ti rendi conto che davvero no. Fai sei strumento, questa è la cosa importante da avere sempre presente, che si è solo. In qualsiasi modo siamo uno strumento. Qualsiasi momento, tu dire in quel momento sei strumento. Certo. Senti, se sei d'accordo, io farei sentire questa registrazione che tu mi hai mandato. Sì, sì, con piacere. Una delle tue trans dove c'era, e quindi abbiamo detto la domanda. Adam che rispondeva. Sì. La domanda che era stata posta era: come si può trovare la forza per superare le esperienze da noi scelte prima della nascita, che però in questa vita ci provocano un immenso dolore? Ecco, quindi c'è, come trovare la forza per... Ecco, allora io, se tu sei d'accordo, manderei questo audio e farei solo vedere, peraltro, la copertina. Dopo parleremo anche del tuo libro. Io dico che è loro. E difatti sempre così. Eccolo qua, eccolo il libro. Adesso io farei uscire noi e farei partire solo l'audio, e così i nostri amici possono ascoltare e concentrarsi sulle... Se vi viene assegnato un dolore forte, se vi siete scelti un dolore, o se in questa vita ve lo state creando, perché come sapete le malattie sono create in questa vita, mentre certe esperienze dolorose ve le programmate prima del ritorno. Come vi abbiamo già detto, dovete accettare e cercare
cercare di capire che questo dolore è un dolore che porta poi alla fortificazione, alla forza che porta poi al bene. Perché se voi vi siete scelti questo dolore, se voi siete già nati avendo programmato questo dolore, questa esperienza, è perché dovevate superare un malfatto. Ecco che allora, riuscendo ad accettare, a capire il dolore che vi viene dato nella vita che state vivendo, allora voi pagherete, se si può dire, anche se non è una parola corretta, per quello che io intendo dire. Pianificherete, ecco, il malfatto. Perché il dolore lo state provando voi nella vostra anima, nel vostro cuore, nella vostra mente. Ma ripeto, ve lo siete già fatto, ve lo siete già costruito prima. Ora tu mi stai chiedendo come fare, come avere la forza del superare. Ripeto, chi crede nella preghiera, chi crede nel Dio delle vostre chiese, si rivolga pure a quel Dio che è sempre fin di bene, comunque. Se chi crede nella preghiera, preghi. La preghiera, come già detto, fa bene, fa del bene a chi dice la preghiera, fa bene a chi prega, all'anima di chi prega. E poi accettando, e poi trovando la forza di aiutare un vostro simile, allungare la mano, allungare la mano vostra ferita. È una mano ferita già più forte. E allora, con questa mano ferita, con questa mano che però nella ferita sta acquistando forza, sta acquistando consapevolezza, ecco che allora, allungando questa mano e toccando la mano di un vostro simile, ancora più dolorante di voi, il vostro simile ancora più nel precipizio di voi. Ecco che allora la vostra accettazione va nel bene, va a dare l'amore, va a dare il bene a chi è precipitato ancora più in fondo, chi è ancora più nel buio. Ecco quello che si dovrebbe fare. Non compiangersi, non farsi compiangere, perché chi compiange non ha rispetto del compianto. Voi dovete sempre portare la vostra esperienza di dolore come un atto forte di come dire: io ho sofferto, io ho patito, io so cosa voglio dire, ma tu che sei, che hai questa sofferenza in questo momento, vieni da me, io ti posso capire e attraverso ciò che ho patito.
io posso aiutarti, posso far sì che anche tu un giorno tu possa aiutare un altro simile. Ecco che allora la catena d'amore, la catena di aiuto, la catena di accettazione, ripeto, accettazione di pace. Ecco che questa catena si allungherà, aggiungerà maglia su maglia. Ecco che allora il bene comune riuscirà a raggiungere più persone, più razze, più esseri del mondo. Molto bello questo concetto intanto della catena e quindi della continuità, cioè di questo amore che scaturisce dal vissuto della sofferenza nell'aiuto dell'altro che è più sofferente di te. È veramente molto bello. Eccoci qua. Mi senti, Silvana? Sì, perfettamente. Quindi sono dei momenti molto emozionanti perché si sente il quanto amore danno in quel momento. Amore c'è per noi. Sì. E anche quanta, come dire, quanta compassione, quindi proprio con tanta passione, con tanto amore che noi viviamo, mentre noi stiamo vivendo quella passione della sofferenza. No. È molto bello. E quindi sì, come ti dicevo poc'anzi, ci sono dei pezzi che quando li ascolto sono emozionanti. Sì. Molto emozionanti. Ho voluto portare questo. Ti ringrazio per questo pezzo perché lo sento molto, perché penso che possa essere utile a tante persone, perché adesso è un momento di grande dolore, ecco perché. Ed è per questo che loro hanno voluto questo cerchio, proprio perché attraverso i cerchi, non solo il mio, chiaramente, si possa dare tanta speranza. Tanta certezza che esiste ancora il bene, che esiste ancora l'aiuto da fratello a fratello. Ecco, è questo che è molto questo. Certo, c'è bisogno di questo. C'è bisogno di questo. Sì. Sì, grazie, grazie per questa tua. No, grazie. Grazie a loro, cara. Grazie per averlo e per avere condiviso questo. File e aver dato l'opportunità a me, a noi di Focus di poter condividere con tante, tantissime persone che ci seguono anche un po' in tutto il mondo. Questo lo diciamo anche con un certo orgoglio, se possiamo permettercelo, ecco, per questo lavoro di grande, grande volontariato che noi facciamo tutti i giorni qui a Focus, dove forse tante volte le persone non sono consapevoli del grande lavoro che c'è dietro, no? A questa realtà di Focus. E quindi veramente grazie a noi, al nostro staff. Che l'importante è che arrivi, è questa la cosa. L'importante, speciale, noi stessi. Sì, anche tu stai aiutando moltissimo, in effetti, cara. Ma io faccio il mio volontariato, come dico sempre, però. Facendo questo, vedi, cioè, tu hai portato questo materiale qua, la catena, noi siamo una catena d'amore qua. Sì, è vero. Focus. È vero. Quindi, cioè, tu porti questo materiale poi le persone, cioè, nel mondo, perché noi siamo visti, abbiamo dei dati molto belli, ecco, come visualizzazioni, dove fanno capire quanta gente sta seguendo, quindi vuol dire che hanno bisogno.
vero, anche quando incontro. Vuol dire che hanno bisogno e noi siamo felici di fare questo servizio. E quindi. Vero, ma anche quando incontri una persona che accetta, che ha il tuo stesso sentire, è una maglia della catena che si unisce all'altra. E quindi senti, ma quando è nato il cerchio? Che poi loro hanno Il deciso di. cerchio è nato circa 2 anni fa, come ti ho detto, così deciso Nei tempi in 5 minuti. del bisogno è nato, esatto. Sì, in effetti sì. E poi hanno scelto loro il nome, no? Il cerchio del sole. Io adesso Due, voglio tre, fare 3 anni fa, 3 anni fa, scusa, voglio mi sta correggendo. far vedere il tuo libro, il vostro, il loro libro. Ecco, Il loro e libro, sì. questo libro che. Io ho messo, non ho tolto nemmeno un ma o un se, non l'ho corretto in nessun modo. A volte tu vedi che non è perfetto come italiano, a volte, no? Ho lasciato tutto, tutto, tutto come loro si sono espressi. Proprio il loro modo di dire e di esprimersi. Ecco, voglio ricordare ai nostri amici appunto questo tuo libro, Insegnamenti dal cielo, con un sottotitolo che recita appunto Il cerchio del sole, questo nome, che è il nome che hanno scelto loro, Il cerchio del sole, che appunto è un libro dove c'è la trascrizione delle sedute del cerchio, giusto? Sì, esatto. È stato tolto solo quello che riguardava il cerchio, allora quelle parti quando parlavano o davano a noi dei consigli. Come condurre il cerchio o anche delle strigliate, perché abbiamo avuto anche delle strigliate, allora quello è stato tolto. Ecco, c'è da dire che tutto il ricavato va in beneficenza. Non ci tratteniamo un centesimo se non chiaramente la spesa dell'acquisto dei libri e della spedizione, nient'altro. Bene, bene, Questo è anche importante. certo, infatti è bello anche fare girare cioè, gli aiuti, perché l'aiuto è arrivato ricevendo tutta questa Sì, conoscenza, queste informazioni certo. e queste informazioni possono a loro volta aiutare gli altri, capisco, è molto bella, no? È Questo, vero. io faccio così con i miei libri, faccio sempre beneficenza dei diritti d'autore e trovo che sia un bel modo di fare girare, di far girare Sì. la conoscenza. Ma senti, poi tu hai creato anche questo convegno a Cuneo, perché lo diciamo ai nostri amici. Sì, è il quinto. Esatto, lo diciamo ai nostri amici che appunto è Sivana, lei abita a Cuneo e quindi ha creato nella tua città questo convegno. Quinto anno, no, non è quinto anno, è quinto convegno perché c'è. Quinto convegno, chiaramente i 2 anni, poi l'anno scorso che è stato spostato per il Covid, infatti il primo fu nel 2016, Sì. il primo convegno, che decisi così anche Ecco, questo volevo su chiedere due anche tu cosa piedi. l'hai deciso Sì, in un minuto. ah guarda, ero a Stansted, Sì. un giorno là dico a me stessa, ritorno e organizzo un convegno, non sapendo da che parte iniziare, ovviamente, perché non me ne ero mai interessata, mai fatti convegni. Poi mi appoggiai, facendo tutto noi, tra l'altro, con un'impiegata di mio marito, no? Nell'ufficio di mio marito. E questa è una ragazza anche molto valida, sveglia. Ci siamo messe noi due e abbiamo organizzato il primo convegno. Poi nel secondo sei intervenuto tu, Alessandro. Poi nel secondo anno, siccome questa ragazza poi non era più presente, è entrato Alessandro ed è rimasto ancora lui ad aiutarmi. Grande Ma Alessandro. comunque una decisione, come ti dico, le mie solite decisioni che prendo, vado e ho avuto indubbiamente aiuto da loro, perché altrimenti come facevo a organizzarmelo senza armi da Ma parte, perché è no? un Come si gioco di dice. squadra, ecco, in tutto questo sempre.
Ecco, è anche quello, no? Io ho l'abitudine di dire sempre che le cose belle si fanno insieme, no? E quindi si fanno questi gruppi, si fanno queste cose così belle. Io quando sono venuta da te, che anno era? Non mi ricordo più. Nel 19. Era l'ultimo prima della pausa? Era nel 19, no? Sì. Ah. 19? Ah. Era appena uscito il tuo libro, il Mani di Luce. No, Due Mani, Due Ali, intervista straordinaria, un anno è uscito nel 2013. E poi io sono venuta da te. Allora no. No, non era ancora uscito, nel 2019. Era il 18. Nel 2019 è uscito il manuale straordinario per vivere la vita. Allora il 18 era. Il 18. Beh, adesso sono felice di ritornare. Quest'anno di ritornare, anzi facciamo vedere ai nostri amici, eccolo qua, il decimo chakra, ecco anche il nome di questo convegno, il decimo chakra, io immagino Giacole, ma vogliamo spiegarlo ai tuoi amici come, perché così, anche quello una decisione presa così, perché gli altri sette chakra più o meno uno sa sanno dove vanno ad aiutare le e questo invece proprio perché porta energia alla ghiandola pineale, perché è il chakra questo della consapevolezza. Ecco, ed è estremamente importante la consapevolezza, cosa che questi esseri, io li chiamo, li dico loro, no? Mi rivolgo dicendo loro, quello che loro vogliono che noi raggiungiamo la consapevolezza, capisci? E questo è il chakra della consapevolezza cosmica, della conoscenza soprattutto, è quella che rappresenta e manifesta l'azione del tutto, capisci? Ecco perché è cosmico questo chakra. Sì, per dire questo, che, cioè, da aggiungere anche che è importante rendersi conto che questa famosa consapevolezza di cui tutti noi parliamo, cioè che cosa ha dentro? Allora, in questi casi ti accorgi che è la cosa che fa la differenza, perché non è un procedere, non è un processare mentalmente, bensì è l'acquisizione di conoscenze rivelate. E questo fa la differenza, secondo me. Questa è la vera consapevolezza. Questa è l'unica vera consapevolezza che ci serve per mettere la marcia e andare avanti, ecco, che ti permette di supportare e sopportare, no, le prove, no, che noi viviamo nell'arco di questa esperienza così terrena. Ecco, quindi questo convegno, che è appunto il quinto, ecco, io voglio ricordare ai nostri amici che si svolgerà appunto a Cuneo, si svolgerà il 13 e 14 di maggio, di quest'anno, mostro anche questi riferimenti, però nel sottopancia, lascio perché così poi guardandoli i nostri amici possono recuperare tutti i riferimenti, però nel sottopancia scorrevole voi vedete che ci sono, per le informazioni del convegno c'è un numero di telefono e c'è una mail, quindi chiunque di voi possa essere interessato, lì potete ricevere tutto il programma, tutte le informazioni, insomma. Sì. Esatto, che volete, e quindi lo dico anche per me, adesso faccio, ritaglio uno spazio perché tanti mi chiedono, ma non vieni mai qua, è così Anna, è così. Quindi, cioè, venite al convegno così ci vediamo, ecco. Sì, e quindi è così, però davvero, ecco, se siete interessati a fare questo percorso, se siete nella condizione di potervi muovere, così sceglietevi un weekend che serve per farvi crescere e per darvi un'opportunità di magari trovare qualche risposta alle tante domande, ecco, iniziare magari un percorso nella spiritualità. Poi noi sappiamo che nei convegni c'è
gran parte delle persone che vengono perché stanno vivendo un lutto, no? Sono genitori. Sì, vero. Ecco, quindi è, diciamo che diventa un punto di incontro dove ci si può, diventa anche una coccola perché sei accerchiato, no? Da persone con cui puoi condividere. Sì. C'è possibilità di parlare di questi argomenti, insomma, secondo me fare dei percorsi di crescita e a livello spirituale è una questione a cui non ci non, irrinunciabile, ecco. Noi non possiamo vivere questa vita senza fare anche è un po' il trovarci tutti insieme, creare un'energia unica, creare un'unione in quel momento. Non è solo il sederti su una sedia e ascoltare un relatore, no, il convegno non è quello, perché altrimenti te lo puoi sentire anche seduta su una poltrona, no? Sì. No, è qualcosa in più, è l'essere tutti insieme, formare un'energia, formare una fratellanza, ecco. Sì, secondo me è il formare una fratellanza. Sì, poi io per questo che conoscendo di Dani posso anche affermare con grande autenticità che comunque ti considero una persona che anche nella scelta, cioè nel fare quel convegno, cioè ti poni degli obiettivi e anche delle preoccupazioni, ecco. Molte. Però cioè, è molto bello vedere insomma qual è il tuo stile, ecco, per dirla tutta, ecco. E a me piace molto. Grazie, ecco, grazie cara, grazie. Silvana, bene, allora io direi che potremmo... E quindi dare appuntamento ai nostri amici che sono interessati al 13-14 maggio a Cuneo, quindi così potrete anche conoscere Silvana se non lo conoscete. Un ritrovarci. E sarà un modo di ritrovarci, sì. Questo è vero perché poi in certi convegni si crea anche questa abitudine di ritrovarsi, no, da un anno all'altro, diventa un punto di incontro. È veramente un ritrovo, ecco, è davvero un ritrovo, ecco, quindi. E perciò appunto ricordo il convegno di Silvana, voglio ricordare ancora questo bel libro che i nostri amici fratelli del cielo sono veramente dei grandi aiuti questi, perché proprio capisci che arrivano per aiutare questa umanità povera, spersa, che in questo tempo sta attraversando dei percorsi troppo perigliosi che speriamo, ecco, portino a un passaggio costruttivo e non distruttivo, questo ce lo auguriamo tutti, e mai come adesso c'è davvero, come dicevi tu, cara Silvana, bisogno di pregare, cioè di pregare e di chiedere aiuto. Pregare e allungare la mano. Certo. Sì. Bene, allora, cara Silvana, veramente grazie, è stato un piacere e un onore averti ospite qua. Piacere è stato mio, cara. Un grande abbraccio. E un grazie a te e tutti. Un pensiero di pace e di amore a tutti quelli che mi stanno e che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie a te, cara Silvana. Grazie infinite. Grazie. E a voi cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, un grande saluto, un grande abbraccio, un grande augurio. Siamo nella settimana della Pasqua e vi auguro davvero di cuore, di tutto cuore, che possiate trovare dentro di voi la pace per poterla creare poi fuori. Mai come adesso, come dicevamo prima, c'è davvero bisogno che tutti quanti si diventi degli esseri umani armati di tanta buona volontà, di una buona volontà di pace. Quindi davvero una serena Pasqua a tutti voi. Io vi do appuntamento al prossimo
salotto di Anna, sempre qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Buona Pasqua a tutti e a presto ritrovarci. A presto, carissimi.